Salve a tutti, oggi vi parlo di Una notte da leoni 3, film del 2013 diretto da Todd Phillips e scritto dal regista con Craig Mazin. Allora, questo è il capitolo finale della saga di Una notte da leoni. In America lo detestano, il pubblico lo detesta, anche la critica l'ha detestato. In Italia invece ha incassato più dei precedenti. In America invece è stato un po' un flop, perché ha incassato molto meno rispetto agli altri due film. Comunque, secondo me, questo film è leggermente migliore del secondo. Non ci voleva tanto in realtà farlo leggermente migliore del secondo, ma non può dirsi un film veramente riuscito. E adesso ve ne spiegherò i motivi. Allora, il prologo mostra l'evasione di Mr. Chow, che è il personaggio interpretato da Ken Jeong, dal carcere con una citazione di Le ali della libertà. Una sequenza ben organizzata in realtà sul piano registico, ma non è che faccia poi così tanto ridere. Poi c'è una dissolvenza e vediamo un'automobile. Al volante c'è Zach Galifianakis, che è Alan, e dietro c'è un rimorchio, sta trasportando una giraffa. E si vanta con un bambino che è in un'altra macchina che è sua, che è tutta sua. Sappiamo che Alan è il solito bambinone mattacchione, ma quella giraffa fa subito una brutta fine, poverina. Ma Phillips qui commette lo stesso identico errore di Una notte da leoni 2, cioè mostra rozzamente la testa della giraffa che si stacca dal collo e che piomba sul traffico causando una serie di incidenti stradali. E quindi torna quel piglio un po' rozzo che aveva in qualche modo guastato Una notte da leoni 2, quella ineleganza registica che anche qui si poteva evitare perché tagliando proprio quella parte in più, probabilmente questa gag avrebbe fatto ridere. E invece perché mostrare appunto questa testa? Perché mostrare questa cosa non fa ridere, appunto. Certo, non siamo ai livelli di Becerume, per appunto toccati dalla trasferta thailandese del secondo capitolo della saga, ma anche qui qualcosa di meglio ci si poteva sicuramente inventare, anche stavolta. Certo, Phillips cerca una struttura narrativa nuova e persino cerca un registro stilistico e comico diverso, più improntato alla black comedy che non alla demenzialità e all'eccesso, più rivolto a una certa malinconia di fondo che non alla farsa pura, ma tutto ciò in realtà non convince fino in fondo, perché il film commette una specie di miscellanea di generi in maniera abbastanza improbabile, non riesce davvero a conciliare un genere con l'altro, soprattutto appunto la comicità con la malinconia. Basti guardare la scena immediatamente successiva con Jeffrey Tambor che rimprovera, appunto, sgrida Alan, suo figlio, per ciò che ha appena fatto con la giraffa. E quando Alan si mette le cuffie per non sentire la sgridata, cosa succede? Che dietro di lui, sullo sfondo, sua madre sta morendo e suo papà cerca di rianimarla. E anche qui questa cosa dovrebbe far ridere, dovrebbe impietosire, insomma, non è molto gestito bene questo connubio, questa miscellanea di comico e drammatico. Infatti, questa è una scena che lascia perplessi, in effetti, proprio per questo motivo. Subito dopo c'è il funerale della madre di Alan, con Alan che intona un Ave Maria lirico, e ci sono Bradley Cooper e Ed Helms che in effetti si guardano un po' perplessi anche loro, e Stu che dice è una cherubina. Questo fa ridere in effetti. Poi però subito dopo Alan si fa un selfie con il ritratto di suo padre morto e veramente queste scene lasciano un po' sul chi va là. C'è questo humor funerario che ritorna un po' per tutto il film, uno humor non esattamente piacevole in effetti. E da subito si vede che il personaggio di Bradley Cooper è ancora sacrificato a un certo trattamento da macchietta, ma non così accentuato come lo era nel secondo film. Sono ancora i fantasmi, appunto, del secondo film. Ma questo film è molto diverso, non solo dal secondo, ma anche dal primo.
ma tutto è molto più fiacco rispetto al gran ritmo del capostipite della saga, che ormai è un lontano ricordo. Essenzialmente cosa succede? Stu, Phil e Doug devono portare Alan in una specie di casa di cura, era ora direi io, ma irrompe sulla scena un boss mafioso interpretato con aria gigionesca da John Goodman a guastare la festa, perché rapisce Doug per costringere il branco a ritrovare Mr. Chow, appunto, che è evaso e che gli ha fregato un bel po' di lingotti d'oro. Allora, nel complesso del film, ancora una volta, Stu è sempre il personaggio più immedesimabile del gruppo e anche Ed Helms è l'interprete più divertente, almeno a mio avviso. E Chow, e quindi Ken Jeong, quello meno divertente e meno riuscito. Ma stavolta c'è un discorso che non riguarda più il personaggio di Stu come era nei primi due film, bensì quello di Alan, e in particolare riguarda la sua follia. Ovvio che per qualunque assennato il suo infantilismo regressivo dà quasi fastidio, certo, ma il film vorrebbe in realtà trasformarsi in una specie di inno alla follia, che invece che curata andrebbe ammirata e preservata. O forse no, perché anche Alan subirà una specie di cambiamento, forse si renderà conto che la sua follia ha causato fin troppi danni e forse anche per Alan è arrivata l'ora di non essere più bambino e di crescere. Nulla di male in realtà in questa riflessione sulla follia e sulla necessità di non essere più bambini, ma in realtà il film, nonostante voglia elogiare la follia, non riesce mai a rendere davvero simpatica la follia di Alan e men che meno quella di Mr. Chow. Il tentativo c'è, ma cade nel vuoto perché è talmente stanco e svogliato che non va a segno. Basti ad esempio la battuta in cui Alan chiede agli altri se il modellino della casa da depredare sia in realtà solo un modellino, sia proprio quella la casa da depredare, insomma. Ecco, e poi una gag proprio veloce con Mr. Chow che imita un cane mangiando dalla ciotola. Ecco, sono proprio due momentini, ma danno l'idea di questo tentativo mal riuscito di mostrare la follia, di renderla simpatica. Certo, in effetti, non che non ci sia qualche battuta o qualche dialogo divertente. Ad esempio, c'è Stu che è costretto a comprare dei farmaci come dentista, appunto come dottore, tutto sudato e intimorito. Una scenetta non male dal punto di vista comico, e c'è anche una citazione fulminea molto carina, da non lasciarsi scappare, questa della famosa battuta di Ritorno al Futuro: ehi tu porco, ecco. E poi c'è una trama costruita con una certa furbizia su una frase del primo film, una trama che in realtà vorrebbe collegare tra loro tutti i fili narrativi della saga per portarli a una soluzione, una trama appunto che ha a che fare con Chow e anche con Alan. E allora il film giocherella in realtà con i vari generi, giocherella a fare il gangster, giocherella a fare il noir, giocherella a fare il road movie, giocherella a fare il film comico, giocherella a fare anche il film drammatico. Ma cosa succede? Che il fardello della comicità demenziale e soprattutto il ricordo del primo film sono troppo pressanti per non affossare questo terzo capitolo. Infatti il film vorrebbe ripercorrere la saga, in particolare proprio il primo film, tornando a Las Vegas, e lo fa in maniera nostalgica, stavolta con i tre protagonisti sobri. Ma in realtà lo fa in maniera molto più debole, in maniera stanca rispetto alla verve pirotecnica del capostipite della saga. Certo, in realtà ci sono dei momenti anche ben riusciti sul piano malinconico, drammatico. C'è il momento in cui i tre protagonisti sono costretti a imbrogliare Chow dicendo che sono venuti a trovarlo perché ci tengono a lui. In realtà vogliono solo drogarlo e sbatterlo dentro un bagagliaio per portarlo a John Goodman. Però, appunto,
tutta una parentesi messicana piuttosto inerte, c'è anche il ritorno di Heather Graham, la prostituta, la spogliarellista del primo film, abbastanza inutile in realtà, anche se all'interno c'è l'incontro tra Alan e l'ormai cresciuto bebè del primo film, che fa riflettere appunto Alan sul rapporto che aveva con il suo di padre. Certo, c'è questo tentativo malinconico, ma è inserito male ed è gestito male nell'economia totale del racconto, per, come dicevo, una confusione dei generi che non riesce ad essere gestita bene e non riesce a trasformarsi in un amalgama veramente riuscito, come invece Phillips farà successivamente con il film Trafficanti. C'è Melissa McCarthy che maltratta sua mamma in carrozzina, vi ricorda qualcuno? Ecco, un personaggio così può andare d'accordo solo con un altro personaggio. E con Melissa McCarthy e Galifianakis c'è una simpatica gag a sfondo erotico seduttivo con un lecca lecca. Ecco, però, a parte qualche momentino, in realtà il film è appesantito da una serie di battute, di dialoghi, di situazioni che mostrano un po' di stanchezza, ecco, mostrano che forse questo capitolo poteva essere gestito molto meglio per l'idea appunto di fondo, e poi alla fine diventa anche contraddittorio, perché prima vorrebbe fare un elogio della follia, ok? Vorrebbe mostrare che in realtà la follia non va chiusa in un bagagliaio e uccisa, la follia andrebbe preservata, ma in realtà con questo percorso parallelo di Alan che vuole crescere, il film diventa contraddittorio e quindi non va assolutamente bene. Nonostante ci sia qualche gag riuscita, ma come vi ho detto, la verve del primo capitolo ormai è dimenticata anche da questo terzo, che nonostante sia leggermente migliore del primo anche per una certa solidità dal punto di vista tecnico, perché Phillips sembra avere ritrovato finalmente la voglia di fare cinema, studia bene l'inquadratura, c'è una gag che sfrutta la profondità di campo su un negozio di cambio oro, ad esempio. Poi anche il montaggio è decisamente più in palla, ma appunto è tutto di routine, perché per l'appunto il film non riesce nel suo amalgama di generi. Comunque non sto a ripetermi, gli attori non ci credono forse troppo a quello che stanno facendo, e questo è un grave difetto, perché il primo film era prepotente dal punto di vista comico anche grazie alla verve, all'affiatamento proprio degli attori. Qui è tutto molto più stanco, anche per come viene gestito, ma anche per come viene recitato. E allora, per questo, Una notte da leoni 3, il mio voto è 5. Ovviamente io vi ho sconsigliato il secondo capitolo e a questo punto vi sconsiglio anche questo terzo. Lasciatevi il primo capitolo e basta, così avrete almeno un bel ricordo di questi personaggi. Buona non visione di questo Una notte da leoni 3. Ci vediamo domani con un'altra video recensione e buon cinema a tutti.